Con tutti i titoli usciti di recente, Space Marine, Dead Island, Deus Ex e l'arrivo imminente di giochi del calibro di Battlefield 3 o Call of Duty Modern Warfare 3, siamo certi che molti di voi si preparano a dare una bella rinfrescata all'hardware dei propri PC. Hardware che ha nella scheda grafica uno dei suoi componenti essenziali. Se volete giocare con risoluzione e dettagli al massimo, con tutti gli effetti DirectX 11 attivati e senza rallentamenti, è su questo componente che dovrete puntare, sempre a patto, è bene precisarlo, di possedere un processore sufficientemente veloce, perché poi le due cose vanno a braccetto. Ma ipotizziamo che il processore già ce l'abbiate, ecco una scheda grafica davvero super che farà schizzare qualunque titolo in circolazione ad una velocità da iperspazio. Si tratta della nuova Matrix GTX 580 di ASUS. Matrix GTX 580 è la nuova top di gamma ASUS tra le schede a singolo chip della famiglia Republic of Gamers. È un prodotto destinato ai videogiocatori, a chi desidera una scheda esclusiva già a partire dal design e a chi cerca il meglio delle prestazioni grafiche di classe DirectX 11. È basata sulla potente GPU Nvidia GeForce GTX 580, che oltre a DirectX 11 supporta tutta una serie di tecnologie esclusive, come CUDA, Physics e 3D Vision, ed è dotata di 1536 MB di memoria GDDR5 dedicata, funzionante a 4 GHz. Il tutto potenziato con le innovazioni ASUS, come Super Alloy Power a 19 fasi, che garantisce un 15% di prestazioni in più, margini in overclock e un ciclo di vita del prodotto fino a 2,5 volte superiore. Oppure la tecnologia Tweak It, che permette di variare il voltaggio di alimentazione semplicemente premendo i tasti più e meno sulla scheda, per salire ancora di più con le frequenze. A raffreddare il tutto ci pensa il sistema Direct CU2, con doppia ventola e heat pipe in rame, che offre un flusso d'aria 6 volte superiore al normale e garantisce a questa Matrix GTX 580 temperature d'esercizio che sono il 20% inferiori rispetto alle comuni schede GTX 580. E poi c'è la parte di overclock. Il software ASUS GPU Tweak permette di modificare frequenze di chip e memoria o la velocità delle ventole e si occupa di tenere aggiornati sia il BIOS della scheda che i suoi driver. L'indicatore luminoso sulla parte superiore della scheda indica il carico di lavoro. Verde significa riposo, rosso a pieno carico. Quando serve del raffreddamento extra è sufficiente premere il pulsante rosso per mandare subito al 100% le due ventole, mentre il pulsante Safe Mode sul retro della scheda permette di resettare le impostazioni e i valori di fabbrica in caso di crash. Sempre sul retro si trovano le due uscite DVI, l'HDMI e il DisplayPort. Messa alla prova con vari test, questa ASUS ROG Matrix GTX 580 mostra di avere le carte in regola per far breccia nel cuore degli appassionati di videogame. Tutti i giochi girano in modo impeccabile, in Full HD al massimo del dettaglio. Tom Clancy Oaks 2 si attesta sulle 140 fps medie con anti-alias attivo. Il nuovo survival RPG di Techland, Dead Island, oscilla tra le 120 e le 180 fps medie e Deus Ex Human Revolution tra le 70 e le 110, non scendendo sotto le 60 neppure nelle situazioni più concitate. Insomma, ASUS ROG Matrix GTX 580 è un vero punto di riferimento tra le schede grafiche a singola GPU ed abbina la miglior tecnologia DirectX 11 sulla piazza alla qualità che da sempre contraddistingue i prodotti a brand ASUS. Se cercate un prodotto capace di far volare i vostri videogiochi, questa è la scheda su cui puntare.